Ok, ciao raga, Linux Blog. Oggi vi faccio vedere come fare il boot dalla RAM. Anzi, no, non vi faccio vedere come fare, vi faccio vedere in che cosa consiste, perché conviene e i casi in cui può essere più utile. Nel prossimo video vorrei farvi vedere come fare il boot dalla RAM, come si fa proprio questa cosa, ma ripeto, nel prossimo video, perché ho dei problemi sia con la mano a scrivere che con il Record My Desktop, che dopo 4 minuti mi fermo al video e non si capisce perché. Perciò, intanto vediamo che ora faccio partire da Grub. Voilà. I tempi di boot sono gli stessi dal boot classico, ma possiamo notare da un paio di cose che la velocità di scrittura sulla memoria è di 9,5 giga al secondo. Già. Perché praticamente di cosa si tratta? Si tratta di prendere un'immagine del kernel di Linux e un'immagine del file system e caricarle invece che leggendole direttamente dal disco, copiarle sulla RAM e poi leggerle tutte dalla RAM. In questo modo, che risultati abbiamo? Abbiamo risultati di un sistema molto più performante. Ok, eccoci qua. Come tutti bene sappiamo, il grande problema dei calcolatori adesso sono le memorie. Abbiamo dei processori che girano a svariati gigahertz di velocità, 3-4 GHz, cose esagerate, ma le memorie tutto sommato sono lente. Le memorie, adesso io qua ho una DDR2 800 MHz, non arriva neanche a 1 GHz, pronto? Ok. Il problema ancora più grande non sono neanche tanto le memorie RAM quanto gli hard disk. Infatti sono gli hard disk SSD che si stanno cominciando a diffondere molto. Perché l'hard disk SSD? Perché quando noi giochiamo, lavoriamo con dei video editor, così questo genere di cose, abbiamo bisogno di trasferire una grande quantità di dati dall'hard disk alla memoria RAM in poco tempo e dalla RAM al processore comunque in poco tempo. Il problema di avere un disco fisso normale è che la velocità arriva anche a 120-130 mega al secondo in lettura, ok? Anche di più, non so, correggetemi se sbaglio, ma più di tanto è quello. Ma se noi potessimo caricare tutto quanto sulla RAM e lavorare direttamente sulla RAM, ignorando l'hard disk, quali sarebbero i risultati? Che avremmo la capacità di lettura e di scrittura della RAM, quindi la velocità di lettura e di scrittura della RAM, che più o meno si aggira per una DDR2 800, a quanto vedo, a 9 giga al secondo. Non è male. I tempi di accesso chiaramente sono minori. Il tempo di accesso sarebbe il tempo che impiega ad accedere, ad aprire un file, cose del genere, no? Che diventano pochi millisecondi invece che quasi secondi. Vediamo la differenza. Intanto premetto che qui abbiamo il sistema che ora è stato caricato interamente in RAM. Altri vantaggi di questa cosa sono cioè la silenziosità, diciamo, come posso dirlo? Dov'è? Qua. Un vantaggio non da poco è il risparmio energetico, oltre alle prestazioni, e il silenzio. Sì, perché adesso in questo caso no, perché c'è il driver della scheda video Nvidia che non è stato caricato e sentite questo perché la ventola va all'impazzata se non carica il driver. Però i dischi sono spenti. Considerando che io ho tre dischi fissi, di cui uno molto rumoroso ed è guarda caso quello con cui faccio il boot normalmente. Dopo un po' è una noia, un ultrasuono che fa incazzare come una bestia. Bene, caricando tutto dalla RAM, i dati vengono copiati dall'hard disk alla RAM, poi l'hard disk si può spegnere e non lo sentiamo più. Si risparmia anche energia, perché non deve essere alimentato, non deve girare di continuo. Comodo. A parte quello, appunto, il rumore e l'ho già detto. Vediamo un po', vediamo che non c'è un uso esagerato della RAM. Ci sono 262 MB
di RAM in uso, praticamente come se stessimo usando un sistema normale. Perché? Questo penso che sia esattamente perché l'immagine è ancora compressa e viene decompressa man mano che si usa il dato che ci serve in RAM. Se noi cominceremo a copiare dei file sopra la scrivania, si riempirà la RAM perché la scrivania è montata sulla RAM. Stessa cosa per aprire i programmi, verranno spacchettati dei pezzi di pacchetto che è stato caricato in RAM e voilà. Però di che cosa stiamo parlando? Di pochi mega di RAM in più, perché è molto selettivo. Vediamo in quanto tempo, per esempio, si apre Firefox o qualche altra cazzata. Firefox è comunque l'applicazione più lenta ad avviarsi e ci mette poco, abbiamo notato. Sì, ok. Non ci saranno problemi tipo quando ci sono 300 schede aperte qua e là, perché chiaramente apre tutto quanto in RAM. Le prestazioni appunto sono notevoli. Apro qualche scheda, no? Ah, non ho ancora installato Flash Player. Ecco, vediamo altri vantaggi. Un altro vantaggio ancora del boot dalla RAM è la sicurezza. Perché... Ah, vabbè, scusate, niente, fa niente. È la sicurezza. Di cosa sto parlando? Sto parlando di virus informatici come di molte altre cose, come la cache. Del browser, della cronologia e tutto il resto. Quando noi facciamo una sessione dalla RAM, la RAM è Random Access Memory, memoria d'accesso casuale, quindi al termine dell'uso noi spegniamo e vengono persi tutti i dati. Ok? Il sistema resta lo stesso perché è stato caricato, ma tutte le modifiche e i file che abbiamo creato così vengono eliminati. Perché non è memoria permanente, quindi se vogliamo dobbiamo salvarli. Questo ci consente di avere un maggiore controllo sul traffico che ci passa sotto mano. Se noi scarichiamo un programma malevolo, che è raro su Linux, ma facciamo qualche cavolata del genere e ci si mette nell'avvio automatico questa cosa qua, questo programma, andate tranquilli che al prossimo avvio da RAM non lo vedete più quel programma perché verrà automaticamente resettato. Perciò c'è una impossibilità di creare involutamente delle istanze che partono ad ogni sessione e perciò il sistema è senz'altro più sicuro. Comunque, appunto, la cosa bella di questo trucchetto è senz'altro le prestazioni. Nel prossimo video vi spiegherò come fare questa cosa, perché adesso faccio partire 200 programmi a caso, è veramente veloce. Tac, tac. Ecco, l'unica lentezza che può avere, appunto, non è tanto, vedete che sale parecchio la RAM, a differenza di quando è dall'hard disk. Perché non usa soltanto la RAM per gestire i processi, ma anche per spacchettare i pacchetti compressi. Dicevo che un Intel Dual Core da 1,6 GHz per spacchettare l'intero pacchetto di file system, diciamo di un live CD, impiega qualcosa tipo 3 secondi. Quindi possiamo ben capire come mai è così veloce nonostante che stia decomprimendo in tempo reale ogni cosa che gli facciamo aprire. Capirete di cosa sto parlando meglio quando ve lo farò vedere come si dice, nel prossimo video. Anche perché adesso non sono nemmeno nelle condizioni di fare un video decente. Però voglio giusto darvi un'idea di quanto sia veloce. Ad ogni modo, per fare questa cosa c'è una guida che vi linkerò, diciamo, vi metterò il collegamento alla guida nella descrizione del video, ma se aspettate il mio prossimo video ve la faccio in italiano. La guida è dal forum ufficiale di Ubuntu, dal sito ufficiale di Ubuntu, neanche il forum, e spiega proprio tutto in inglese come si fa a fare questa cosa qua.
Ci sono un paio di imprecisioni, niente di grave, però ci sono un paio di imprecisioni in quella guida. Perciò vorrei aspettare a farvi il video fatto da me in modo che preciso quelle cosettine lì e poi vi spiego meglio che cosa consiste. Perché magari per alcuni non è così immediato. Però vi rendete conto che è velocissimo. L'unica cosa che devo ancora fare, una cosa interessante, è installare i driver video. Vi spiegherò come si lavora sull'immagine di Linux prima di avviarla in modo da avere le modifiche che facciamo noi all'avvio del sistema, altrimenti non è niente di più di un live CD che casualmente botta dalla RAM e ci mette pochissimo. Niente, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video dove spiego come si fa quella roba lì. Ciao ciao.